Bentornati nella cucina di Monica. Questa sera faremo insieme le chiacchiere. Andiamo. Mezzo chilo di farina. Poi aggiungiamo. Questi qua sono tre uova, ma sono uno intero e due sono solo i forni. Poi abbiamo lo zucchero, il burro. Iniziamo ad impastare, perché il vino bianco verrà messo dopo. Ok, adesso pian piano possiamo aggiungere anche il vino bianco. Ecco. Incorporiamo il tutto. Questa è una ricetta, non ha bisogno di lievito, di niente, perché non hanno bisogno di crescere le chiacchiere. Ok, adesso continuiamo a lavorarla sul piano di lavoro. L'impasto è pronto, adesso lo andremo a mettere in frigo per un'oretta. Ci vediamo più tardi. Abbiamo preso il nostro impasto dal frigo, adesso inizieremo a stendere le nostre chiacchiere. Inizialmente le passiamo al primo livello. Poi le passiamo a tre. Aiutiamoci con un po' di farina. Un impasto molto morbido, tende ad attaccarsi facilmente. E adesso lo passiamo a 5. Dopo averle stese, le andiamo a tagliare, poi in mezzo facciamo un taglietto così. Poi prendiamo la chiacchiera. Ecco qui. Così le faceva mia mamma. Così le faccio anche io da tradizione. Proseguiamo ancora, taglietto, giriamo all'interno e cacciamo fuori. Ecco qui. Abbiamo già acceso il gas sotto l'olio, così sarà bello caldo caldo. Ecco qua. Andiamo. Questo pochissimo e sono pronte. Basta una girata nell'olio caldo. Ne potete fare più doppie,
più piccoline, come di vostro gradimento, come più piacciono. Ecco qui, adesso li andiamo a togliere. Adesso abbiamo finito di friggere le nostre chiacchiere, quindi le poniamo delicatamente qui e cospargiamo di zucchero a velo. Ne mettiamo altre. Facciamo la stessa cosa. Non siate tirchi di zucchero a velo, perché ce ne vuole tanto. Non è assolutamente carnevale senza le chiacchiere. Fatele, che sono buonissime. Ecco a voi le mie chiacchiere. Ci vediamo presto. Grazie, un bacio a tutti. Ciao ciao.